la situazione è critica, non è da oggi, sono anni e anni e non prendono provvedimenti. E il problema è che ci sono le vasche, sì, laggiù, però non vengono pulite e logicamente quando già questo mese ha piovuto tutto il tempo e già sono sature, visto che adesso oggi è venuta proprio una bomba d'acqua, troppo. Mai successo una cosa del genere? Sì, si riempiva come fino a questo livello, come le altre volte, però doveva piovere almeno una settimana, ma adesso oggi in giro di 3-4 ore non si è capito niente, le strade erano come i fiumi. Succede ogni anno almeno 3-4 volte. Quest'anno non era successo ancora perché anche le piogge erano state di meno. Alla fine c'è sempre lo stesso problema. Anche l'altezza là dove sta la chiesa superava l'acqua. Sì, ho il tabacchino. No, però adesso oggi il bagno usciva l'acqua. Mai successo. La gente è stanca perché tutti gli anni, tutti i momenti perdono mobili, perdono tutto e perde anche la pazienza. E in più c'è chi è malato e c'ha paura, come me che ho una paura che non ti dico. A me mi è entrata l'acqua in casa, adesso ho le bacinelle piene che le devo andare a svuotare sotto il lampadario. Non è entrata né dalla porta né dalla finestra, dal lampadario. Le bacinelle piene. Nel giro di mezz'ora si è fatto, diciamo, non dico tante, però 40 cm d'acqua è caduta. È una cosa proprio impossibile, ma proprio da far paura. Oggi non è proprio scampato a nessuno, ha preso tutta la via Forino, tutte le strade, non ce n'è uno che se ne è salvato, diciamo. Siamo rovinati, è normale, non lo vedi, che siamo rovinati. È sempre così o è un'eccezione? Ogni volta che piove. Purtroppo. La situazione è critica, non è da oggi, sono anni e anni non prendono provvedimenti. E il problema è che ci sono le vasche, sì, laggiù, però non vengono pulite e logicamente quando già questo mese ha piovuto tutto il tempo e già sono sature, visto che adesso oggi è venuta proprio una bomba d'acqua. Mai successo una cosa del genere? Sì, si riempiva come fino a questo livello, come le altre volte, però doveva piovere almeno una settimana, ma adesso oggi in giro di 3-4 ore non si è capito niente, le strade erano come i fiumi. Succede ogni anno almeno 3-4 volte.